Mi chiamo Flaminia e vivo a Procida. Per colpa della sua insicurezza e delle mie paure, sono l'amante di un uomo da 30 anni, l'unico uomo che amo, ma con cui non riesco a stare insieme. E questa è la mia storia, a cominciamo. All'età di 20 anni conosco quest'uomo di qualche anno più grande di me. Ci siamo conosciuti per caso, mentre passeggiavo per strada. Tra noi è nata subito una scintilla. Non saprei spiegarmi, ma è come se io gli appartenessi da subito. Al momento io ero fidanzata con un ragazzo e anche lui. La nostra iniziò come un'amicizia. Poi piano piano abbiamo iniziato a essere sempre più complici, fino a baciarci. E dopo un po' di tempo siamo stati insieme. Mi ricordo che litigammo e per un po' di tempo non ci sentimmo. Non feci caso che erano 3-4 mesi che non mi arrivava il ciclo. Così all'improvviso decisi di fare il test. Il test risultò positivo. Mi ricordo che avevo paura. Non sapevo che cosa fare. Lui non sapeva niente. Parlai con una mia amica. Gli dissi che questa per me era una sfortuna, che io questo bambino non lo volevo. E piangevo e imprecavo. E così un giorno, mentre camminavo, ero distratta. Mentre stavo scendendo delle scale, inciampai, caddi. Persi il bambino. Mi ricordo che mi sono sentita in colpa subito, sensi di colpa che ancora mi porto perché mi dico è stata colpa mia. Non sono stata attenta. Forse mi hanno punito perché quel bambino non lo volevo. Fatto sta che con questo mio fidanzato decidiamo di sposarci. Con lui per un po' di tempo perdiamo i contatti, poi ci ritroviamo per caso a rincontrarci per strada di nuovo. Anche lui si era sposato. Nel frattempo io avevo avuto due figli, lui invece ne aveva tre. Parlammo come due amici che non si vedevano da tanto tempo, del più e del meno. Mi ricordo che quando lo salutai, mi lasciò quella strana sensazione come di una persona che già mi era mancata da sempre. Mi disse che mi aveva sempre pensato. Così iniziamo a sentirci telefonicamente. E in seguito incominciamo a incontrarci. E abbiamo continuato questa nostra relazione per tutto questo tempo. Tante volte, nonostante con mio marito le cose vadano benissimo, nonostante lui mi ami, io lo amo e ho dei bellissimi bambini. So che però lui non era l'uomo destinato a me, che il mio cuore è sempre appartenuto a questa persona. E questa è la stessa cosa che dice anche lui. Ci amiamo di nascosto, ci pensiamo, ci apparteniamo. Ma non abbiamo il coraggio di lasciare entrambe le famiglie per stare insieme. Un po' per i figli, un po' forse perché forse non abbiamo il coraggio. E faccio questo video proprio per questo, per dire non fate come me. Abbiate il coraggio di vivere la vostra storia, di fare le vostre scelte. Perché altrimenti vivete a metà, come vivo io, sognando come poteva essere la mia vita insieme a quell'uomo. A lui non ho mai detto di aspettare questo bambino, neanche oggi che sono passati 30 anni. E quando lui a volte mi dice sarebbe stato bello fare un figlio con te, io mi mordo le labbra. E tante volte sono stata lì per dirglielo, ma poi ho capito che
sarebbe stata solamente un altro dolore, un altro sogno svanito. Quella è una cosa che appartiene solo a me, è un dolore solo mio. Questo amore è un amore al buio, un amore forte, ma invisibile. È un amore vero, non vissuto. E chissà per quanti anni ancora mi porterò il peso di non aver saputo scegliere, di non aver avuto il coraggio. Chissà per quanto tempo ancora ci apparterremo. So per certo che lui mi ama e che se io fossi pronta probabilmente, forse, lascerebbe sua moglie. Ma io non posso permettere che dei bambini per colpa mia soffrano, perché io so cosa significa e non lo auguro a nessuno. Ma non riesco a fare a meno di quest'uomo, il cui cuore mi appartiene da 30 anni. Non sempre sposiamo le persone che sono le nostre anime gemelle. A volte la vita ti porta a fare delle scelte diverse, ma il cuore non si può comandare. Sapete quante volte mi sono voluta convincere che mio marito non se lo merita, che è lui l'uomo della mia vita, che quello me lo devo dimenticare. Sapete quante volte ho provato a non pensarlo, a lasciarlo. Con tutte le mie forze ci ho provato e Dio sa quanto ci ho provato. Ma è più forte di tutto, sta sempre là, non se ne va. E adesso vivo così, sospesa. E magari mi piacerebbe pensare che forse in un'altra vita avremo più fortuna, più coraggio, più tempo per noi. L'amore a volte così complicato, anche se in realtà è così semplice. Bisogna avere solo il coraggio di viverlo, quel coraggio che a noi in fondo ci è sempre mancato. Buona vita.